Il progetto ventinoterapia domiciliare tratta dell'assistenza domiciliare di bambini che necessitano supporto ventilatorio. Negli ultimi anni il progresso tecnologico ha messo a disposizione dei medici delle apparecchiature estremamente contenute in termini di dimensioni e di peso, i ventilatori meccanici, che hanno consentito di prendere in considerazione l'ipotesi di assistere questi bambini, e questo vale ovviamente anche per gli adulti, al loro domicilio. Cioè abbiamo a disposizione oggi delle macchine talmente piccole e performanti che ci consentono appunto di dare tutta l'assistenza di tipo ventilatorio anche al domicilio del paziente. Questo ha aperto ovviamente delle prospettive estremamente interessanti, perché fino a, diciamo, una decina d'anni fa questi pazienti erano costretti a rimanere in ambito ospedaliero, molto spesso ricoverati in reparti di terapia intensiva, quindi reparti isolati dal resto dell'ospedale e del mondo circostante, e mentre oggi, essendosi semplificato enormemente l'aspetto tecnologico, è possibile appunto trasferirsi a domicilio e sostanzialmente lasciarli nel loro ambito familiare. Le malattie che più frequentemente comportano questa necessità di assistenza domiciliare appartengono a due grosse categorie. La prima è quella di patologie croniche, come per esempio delle malformazioni anatomiche, quindi legate a delle patologie congenite, piuttosto che la prematurità importante, che nel corso di un evento acuto legato per esempio a un'infezione di tipo respiratorio determinano un'incapacità del bambino di riprendere un'attività respiratoria normale. Nel secondo caso invece sono delle malattie croniche, più frequentemente delle malattie neuromuscolari, che è proprio l'evoluzione naturale della malattia che porta a un certo punto un'incapacità della muscolatura respiratoria di sostenere l'attività respiratoria, per cui è necessario a un certo punto dell'evolvere della malattia intervenire con un supporto meccanico. Quindi sia nell'uno che nell'altro caso, appunto, a un certo punto il bambino non riesce più a respirare spontaneamente, ha bisogno quindi di questo aiuto, ed è a questo punto che interveniamo noi dandogli il supporto di cui ha bisogno. Noi ci siamo preoccupati molto anche di questo aspetto dell'assistenza della famiglia. La famiglia ovviamente gioca un ruolo fondamentale, nel senso che purtroppo la maggior parte del peso delle incombenze pesano sulla famiglia, e di conseguenza è necessaria sia una preparazione di tipo tecnico, e quindi prima della dimissione abbiamo proprio tutta una serie di procedure che prevedono un'acquisizione di competenze da parte dei genitori normalmente, e che devono dimostrare prima di lasciare l'ospedale di aver acquisito per esempio la capacità di broncoaspirare, la capacità, se il bambino ha una cannula tracheostomica, di essere in grado di sostituirla, piuttosto che di cambiare la mascherina quando utilizziamo al domicilio delle mascherine. E quindi una volta che hanno dimostrato di aver acquisito tutte queste competenze possono andare a domicilio. Durante il ricovero in terapia intensiva ci avvaliamo soprattutto dei colleghi della neuropsichiatria infantile che supportano sia il bambino in caso di necessità sia anche la famiglia da un punto di vista psicologico. Poi, grazie ad una donazione, abbiamo anche un servizio di counselor, è un gruppo di professionisti che frequenta abitualmente il nostro reparto, cioè una sorta di sportello a cui la famiglia si può rivolgere. In questo caso i counselor hanno, diciamo, la capacità di promuovere quelle che sono le risorse nascoste in ciascuno di noi e di tirarle fuori in maniera efficace nel momento del bisogno. Quindi diciamo che abbiamo un doppio intervento, sia da parte dei neuropsichiatri sia da parte dei counselor, che possono poi seguire anche successivamente la famiglia. Il passaggio fondamentale che ha permesso la domiciliazione, come ho detto precedentemente, è stata la miniaturizzazione delle strumentazioni. Una volta questi ventilatori erano molto grandi, molto ingombranti, molto difficili da utilizzare e necessitavano dei gas ad alta pressione che erano disponibili solo in ambiente ospedaliero. La tecnologia ci mette oggi a disposizione delle piccole turbine, tipo quelle dei jet,
sono state inserite sui ventilatori, e quindi queste turbine sono in grado di erogare delle elevatissime quantità di gas e quindi di ventilare in maniera assolutamente autonoma. Queste diventano dei piccoli ventilatori trasportabili ovunque, e quindi questo ha reso estremamente facile questo passaggio al domicilio. Direi che questo dal punto di vista tecnologico è stato il balzo più grande. Intorno a questo poi si è sviluppato anche tutti i progetti di assistenza domiciliare, che questi sono variabili da regione a regione. In regione Lombardia sono stati stipulati dei contratti con dei provider che sono in grado di fornire assistenza infermieristica, l'assistenza per quanto riguarda la manutenzione delle apparecchiature, e che quindi sono in grado a domicilio di garantire alla famiglia tutti i bisogni, soddisfare tutti i bisogni della famiglia.